Andiamo al messaggio di domenica, la sorella che ha avuto una domanda difficile e l'abbiamo pubblicata anche sulla pagina radio per chiedere ai fratelli di pregare e chiedere al Signore le risposte. Quindi domenica ha fatto un sogno particolare che adesso vi leggo. Dice: Carissimi, ero sdraiata nel campo che divide casa vecchia e casa nuova della nonna. Non c'era terra, ma prato. In questi giorni ho chiesto a Dio di farsi sentire, di guidarmi e mentre ero sdraiata, ha iniziato a fluttuare nell'aria qualcosa di bianco che cercavo di capire cosa fosse. Era un angelo alato, tutto bianco. Ho iniziato a ringraziare Dio per essersi manifestato a me e poi mi ha avvolto nelle sue ali per consolarmi. Ero molto felice. E gli ho chiesto di non abbandonarmi. E lui mi ha sussurrato: Tranquilla, vengo a prenderti a luglio. Ero molto felice, ma quando mi sono svegliata, la mia mente umana ha iniziato a pensare: Perché a luglio? Era davvero Dio? Non ho fatto il test, come dice fratello Giuseppe, e mi è salita la paura e non so cosa pensare. Qualche consiglio? Vi saluto e vi benedico nel nome di Gesù. Vi abbraccio, grazie di esistere. E grazie che esisti anche tu, dolce sorella. Amen. Esiste la sposa di Cristo, non è bella? In cielo li vedremo tutti? Ah, che Sì. bello, ragazzi! Io Gloria al non vedo Signore. l'ora. Io non sto invecchiando, mi sto avvicinando. E voi siete più giovani, No, mi no, 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 dispiace no, no. per voi, siete ancora giovinastri. Oh, Signore. Avanti. Ma guarda, da come va il mondo andremo insieme al rapimento. Non è che andrai prima di noi. Ci sono anch'io con questa idea. Alleluia. Allora, prima di rispondere a tuo fratello Giuseppe, voglio, se possibile, leggere alcune risposte dai fratelli. Sono pochi che hanno scritto, proprio solo quattro. Si vede che è una domanda difficile che pochi hanno potuto trovare risposte, ma era un sogno da Dio. Cosa significa? Speriamo che possa trovarla io anche. Cosa significa vengo a prenderti a luglio? È come un segno dal Signore che a luglio andrai nel cielo, morirai. È dura interpretare questo sogno. E ti dico, pochi hanno scritto e ti leggo tutti. Sì, io non ne ho ancora sentiti. No, non è. Se le risposte sono buone, non c'è bisogno che risponda io. Vediamo adesso. Perché non è che io, ehi, ci sono fratelli più arzilli di me Amen. e sorelle più arzille. Sì, ma alcune domande che riceviamo, guarda, sono proprio difficili. Qui, come i miei bambini mi ha sempre tenuto sulle ginocchia, adesso ci sono i bambini spirituali che mi tengono sulle ginocchia a pregare. Quindi vado da ginocchia a ginocchia. Grazie a Qui Gesù. avanzo verso il rapimento a ginocchioni. Allora, il primo fratello cosa dice? Oh, La prima sorella. sorella, Sorella. Francesca. Io non ho ancora letto questo, perché quindi sono nuova anche per me. Allora Francesca dice: Credo che la sorella Domenica sta attraversando un periodo di rinnovamento, di crescita spirituale. Spero che si lasci guidare da Dio e che tenga la mente carnale con i suoi ragionamenti, e per quanto difficile, in silenzio, o almeno di non dare troppa attenzione ai ragionamenti. Io ci sono passata. Puntualmente ti portano fuori strada in vicoli senza uscita. Dio le parlerà nell'anima con profondo amore e con tanta luce e tranquillità. Sta mentaccia, bruttissima eredità che ci ha lasciato Adamo e Eva. Attenzione ai ragionamenti. Diamo solo potere a tutto ciò che impedisce il cammino che Dio ti propone. Dio ti benedica, Francesca. Questa è Francesca. Prossima. Sì. Da parte di Grazia, è tutta la settimana che rifletto sul sogno della sorella Domenica, cercando di trovare delle risposte nella Bibbia, ma l'unica cosa che ho capito è solo che, secondo me, non è Gesù la persona che le ha detto che verrà a prenderla a luglio. La scrittura a supporto è Corinzi 11:14, non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Grazie Gesù. Prossima risposta da parte di Lina dalla Svizzera. Questo non è il modo di operare del Signore. Comunque io posso anche sbagliarmi,
La casa della nonna, divisa in due, vecchia e nuova, mi fa pensare a una divisione e tu al centro. La parte vecchia, secondo me, è il tuo vecchio io. E la nuova, la tua nuova io. Ma come tu stessa hai scritto, tu ti trovi in mezzo fra l'io vecchio e l'io nuovo. Sempre secondo me devi fare una scelta, prendere quella strada senza voltarti indietro. Prendi la spada della parola, divorala, studiala, meditala, consacrati e consacra tutto e tutti intorno a te al Signore, nel tuo nuovo io in Cristo Gesù, perché il Signore è fedele e Lui ti guiderà e ti aiuterà. Io ho sentito di doverti dare questa scrittura e penso proprio viene dallo Spirito Santo. Giosuè 1, verso 7. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti ha prescritta Mosè mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, perché tu abbia successo in qualunque tua impresa. Verso 8 e anche 9. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto, perché allora tu porterai a buon fine le tue imprese e avrai successo. Non ti ho io comandato, sii forte e coraggioso. Non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio dovunque tu vada. Amen. Dio ti benedica, Lina. E da parte di Filippo, a me sembra che questo angelo dice che porterà con lui in cielo Domenica a luglio, perché per il rapimento ci mancano ancora un po' di anni. Quindi può significare che morirà fisicamente, ma entrerà nella vita vera in paradiso. Avverrà se il sogno veniva da Dio. Quindi vuol dire che luglio significa solo poco tempo, non significa luglio questo anno la sorella morirà, ma luglio è un simbolo significando poco tempo, perché il rapimento verrà fra poco. Tu stai seguendo quello che Filippo ha detto? No, Filippo non dice così, eh? Si è detto, a me sembra che questo angelo dice che porterà la sorella a luglio, perché per il rapimento ci mancano ancora un po' di anni. No, poi dice, avverrà se il sogno veniva da Dio. Sì. Morirà a luglio. Capito? Dice, può significare che morirà fisicamente, ma entrerà nella vita in paradiso, avverrà se il sogno veniva da Dio. Mm-hmm. Quindi non parla da... Quindi Filippo non sta dicendo rapimento, perché rapimento è certo. Quindi non è se è vero questo. È certo che è vero che viene il rapimento. Quindi il punto è luglio. Sì. Cioè, c'è il rapimento a luglio? No. No. E allora cosa vuol dire? Lui dice, può significare che se il sogno veniva da Dio, che morirà fisicamente. Okay. Quindi Filippo saggiamente mette una condizionale, se il sogno viene da Dio, giustamente. Sì. Va bene. Allora tu cosa dici, Giuseppe? Aiuto! Ma cosa dico io? A Dio, al Signore non gliene frega niente cosa dico io. Sono io che devo preoccuparmi cosa dice Lui. Amen. Capisci? Quello che dice fratello Giuseppe non gli interessa a nessuno. Va bene. E so che a volte i fratelli ricevono rivelazioni che io non ho ricevuto, per l'amor di Dio. Paolo diceva, quando vi riunite e uno porta un salmo, un altro porta una rivelazione, una profezia, fate tutto per l'edificazione, credo che sia. Primo Corinzi 14. Sia bello quello. Cioè, cosa vuol dire? Che la nostra chiesa dello Spirito non è la chiesa che c'è signor profeta, fratello Giuseppe e gli altri zitti lì a prendere nota. No, io vi insegno quello che io ho imparato, Bibbia alla mano. Ma poi voi dovete usare i miei insegnamenti come trampolino per fare meglio di me, perché io sono buono a nulla. Quindi voi dovete superare i miei insegnamenti, usarli, se li ritenete da Dio, usateli, dovete. Va bene, però una volta imparato... quello che io vi insegno al mio asilo infantile, dovete saltare dal trampolino dei miei insegnamenti e profetizzare più di me, meglio di me, giusto? Amen. Oh, Dio ci aiuti, amen. A posto? Perché sì. Viene la tribolazione, viene il marchio della bestia, non è che vuol dire, fratello Giuseppe, adesso ti mando un'email perché cosa faccio con questo marchio qua, eccetera, o un altro problema.
Sì. E allora mandi l'email, dopo un po' ricevi la nota da Google, dice: pronto Google, ti rimandiamo il tuo email perché manca il marchio, non hai il microchip e quindi il tuo email non passa, non abbiamo potuto mandarlo. E questo riprende l'email. E allora aspettiamo frate Giuseppe che ci risponde? No. Arriverà il tempo, ragazzi, noi qui siamo pronti. Angela e Dora, cosa siamo pronti? Abbiamo già parlato. Cosa siamo pronti a fare noi qui, non sappiamo esattamente quando, con i nostri computer, l'internet, lo smartphone, lo stupid phone, eccetera. Buttarli via tutti. Buttarli via, andare... Libertà. Liberi per Gesù. Guidavo la macchina l'altro giorno con chi ero uno di voi e ho detto: guarda qui che bello sfascia carrozza, lì tutti gli smartphone, le macchine. Chi gli piace guardare lo smartphone alla macchina, guardatela di corsa perché lì c'è il capolinea, c'era una sfascia carrozza con un mucchio di macchine, ragazzi, rottame sopra rottame. Sì. Quello è il risultato della nostra dell'idolo macchina, d'accordo? Sì. Dove eravamo, Angela? Eravamo sì. Allora, spieghi tu, spiego la io. Sorella io no. La sorella Domenica deve ricevere la risposta. Cosa succederà a luglio? Allora, guarda, io dalla mia parte, va bene, dalla mia parte, il fratello ha risposto bene. Il fratello ha dato bellissime risposte. Dice, proprio mi piace come rispondono. La casa della nonna e la parte vecchia, secondo me, il tuo vecchio io, il tuo nuovo io, benissimo, sono d'accordo, fare una scelta, prendere quella strada senza voltarti indietro, sono d'accordo, Lina, bravissima, sono d'accordo con Filippo che se bisogna vedere se il sogno viene da Dio, e questo adesso parleremo di quello, e poi dice Lina, cercando di agire secondo tutta la legge, cioè non ti preoccupare, e poi cosa dice Francesca? Dice: attenzione alla mentaccia, brutta eredità. Attenti ai ragionamenti, dice Francesca, dolce Francesca, brava. Io ci sono passata, bravi, io ci passo tutti i giorni e già, stamattina ho già cominciato a sgridare il diavolo prima mattina. Di corso, il diavolo è già arrivato da me, se per caso qualcuno vuole sapere. Io già stamattina ho dovuto fermarmi e ho detto: vattene Satana. E mi stavo lavando, sistemando la barba, eccetera, sistemando il cespuglio qua, così che la mia moglie non si spaventa. Grazie Signore. E il diavolo viene e mi dice: vattene di qua, pezzo di tizzone ardente tratto dal fuoco, hai capito? Via di qua. Cosa ha fatto il diavolo? Se n'è andato via. Perché io ho continuato a scacciare perché se n'è andato. Poi a un certo punto viene la pace. Ok, torniamo all'aratro qui, d'accordo? Va bene, e anche Grazia, bellissimo Grazia, dice: secondo me non è Gesù la persona che le ha detto che la verrà a prendere a luglio. La scrittura di supporto è Corinzi 11:14, così che dice: non c'è da meravigliarsene perché Satana si attraversa l'angelo di luce. E la stessa scrittura che ho ricevuto anch'io, bravissima, grazie, ottimo. Uè, i fratelli non scherzano, tutta settimana che qualcuno qui prega, bravi, bravissimi, gloria. Guarda, io da parte mia posso dire questo, certo è un bel sogno, l'angelo, tutto il bianco, eccetera, però quello che a me mi sembra di discernere piuttosto... Io mi sembra di discernere che tra l'angelo bello e tutto quanto, mi sembra di discernere che è una delle tante bugie di Satana. Quindi ti esorto, come i fratelli ti hanno già scritto, di non preoccuparti, amata Domenica. E perché credi che viene da Satana? Perché credo? Sembra un bellissimo sogno con la pace, che di solito è la presenza di Dio, un segno di Dio. Sì, ma come i fratelli hanno detto... c'era un angelo, c'era tanta gioia. Va bene, ma sentito cosa ha detto la sorella, dice: ma questo può essere un angelo di luce, anzi senz'altro lo è. Quindi io da parte mia aggiungo, rincaro la dose, non mi sembra proprio che questo sia il modo che il nostro padre di amore ci parla, cioè di spaventare così i figli, ma non è così che parla. Così parla la Madonna di Maggiugorje, della Cicoria, dove sono lì false Madonne. Così. Ma Dio quando parla è sempre incoraggiamento. Va bene? Cioè Dio non parla così, tranne quando è tempo di giudizi. Cioè come dire,
ha venduto i soldi per tanto. Anania dice sì, patapum, morto per terra. Una punizione? Entra, sì, giudizio, un giudizio. Okay. Entra la moglie, tutta contenta che si è messa da parte, così Anania e Safira, Atti capitolo 5, hanno dedicato soldi alla chiesa, poi volevano dare l'offerta alla chiesa, eccetera, e poi invece si sono tenuti la metà. E dice, tuo marito è morto e se muori anche tu. Cioè, un giudizio. Quello è diverso. Quindi, non mi sembra il tuo caso, perché no. Adesso vengo a prendere, come dice Gesù, protegge, tranquillo, vengo a prenderti. Il fatto è che se lei ci crede, il diavolo la viene a prendere sul serio. Mm. Se lei crede a questa profezia, va a finire che il diavolo viene a prenderla. Mm-hmm. Perché tu ricevi quello che credi. Ma ci sono un sacco di vaggianate che il diavolo mi dice, se ci credo, buonanotte, morirai domani a mezzanotte, se ci credi muori. Aia, aia. Va bene? Perché ti sia fatto secondo la tua fede. Ma tu devi dire, vattene Satana, fuori di qua, il Signore non viene a dirti quando muori. D'accordo? Quindi, cara Domenica, bellissimo nome, significato vuol dire Signore. Domenica, il Padre ti ama. Lui non opera così verso di noi, tramite la paura. La paura è lo spirito di Satana, lo spirito del Signore è incoraggiamento, amore, conforto. Mm-hmm. Gesù non viene un bell'angelo domani, luglio muori, ma figurati, ma vattene, togliti di qua tu. Quindi quello che invece vedo è che il nemico cerca di spaventarti, o cosa fare? Sgridalo, ignoralo, ridigli in faccia, continua ad amare, seguire il Signore, servirlo, pensare a Gesù come la sorella ti ha detto. E Giosuè 1, 7, 8, segui il Signore, medita il Signore, sì, medita forte, la parola, coraggiosa. Vai avanti, bravissime sorelle, amen, fratelli. Amen. Il Signore non vuole che tu muori, perché? Perché Radio Blast ha bisogno di pecorelle. Io ho bisogno di sorelle che mi ispirano, fratelli che mi possono ispirare. Ma è quello il motivo? Sei sicuro? Ma io non voglio che nessuno muore, ma ci manca, ma che muoia il diavolo, va bene? Oh... Cosa dice Proverbi 4,18? Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e che va sempre più risplendendo finché sia pieno giorno. Io, cioè, certo, vedo davanti a te, davanti a tutti, attacchi del diavolo, ma c'è anche la luce davanti a noi, davanti a te, vittoria, anime salvate, una corona, benedizioni. Va bene, va bene. Se solamente guarda il nostro amato sposo, Gesù, Gesù è meraviglioso, bellissimo, d'accordo? Ah, io vedo davanti a te una vita invece, una luce. Perché Dio deve dirti luglio muori? Ma per quale motivo deve morire? E sua sorella c'ha marito, c'ha figli? Credo di sì. E perché? c'ha figli? Sì, sì. Ma per cortesia, no? Non andare neanche a dirglielo ai figli stesso sciocchezza. Magari ci credono loro. Oh mamma, non ci lasciare, Dio ha bisogno di un angelo in cielo. Ma cosa vuoi che se ne faccia un angelo in più? Ce n'ha miliardi. Ti userà quando arrivi, nel frattempo ha bisogno di te qua, va bene? Se Dio gli serviva un angelo, si creava un angelo, gli serviva, invece gli serve una sorella qui, che evangelizzi, che aiuti i bambini, che sia un angelo per suo marito, i figli. Guarda, qui posso raccontare un po' una piccola testimonianza? Ok. Guarda, in parallelo con questo è successo a me. Cosa? Una cosa simile. Hai avuto un sogno che ti diceva quando muori? Cioè, una testimonianza che non ti ho mai raccontata, non vi ho mai raccontato perché è simile a questa situazione, no? La posso... Comunque la racconto, è una cosa che voi, diciamo, nessuno ha mai sentito, la prima volta che la racconto. Se volete ascoltare, ascoltate. Sì, vai avanti. È successa 20 anni fa, 89, 99, 30 anni. In 89, oggi sono 30, no? Era l'89, 30 anni fa, e mi è successo questa esperienza. Allora avevo 42 anni ed ero in Italia. Era l'anno dopo che ero tornato dalla mia missione in India, è stato lì qualche anno in India. Allora evangelizzavo con i fratelli in Italia, va bene, e un fratello... anzi una sorella riceve una telefonata e credo che era Satanasso stesso che è al telefono, il diavolo in persona o un diavolo. Ai, ai, ai. E il messaggio era questo: una persona molto educata, professionale, annunciava la mia morte.
Come? Cioè, c'è una persona ha chiamato? Sì, una persona ha telefonato, una sorella prende il telefono. Qualcuno che conosci? No. Ah, non lo conosci? No, no, nessuno lo conosceva. Dice, annunciava che io ero morto. Ai, ai, ai. E non c'erano errori, perché nome, cognome, tutto l'età, tutto è citato correttamente, per fila per segno. E i fratelli vengono da me e mi dicono, caspita, ci sono telefonato, nome, cognome, tutto, tutto con Lima, e annunciato che tu, annunciato il tuo decesso. Ai, ai, ai. Cioè, c'è abbastanza preoccuparsi, perché i fratelli non sapevano cosa pensare. E io, caspita, nome e cognome perfetto, che io ero morto. Mm-hmm. E quindi, a peggiorare tutto, è che in quel tempo mi trovavo in una situazione un po' difficile, e no, la telefonata non poteva capitare in un tempo peggiore. Infatti, c'erano dei problemi dottrinali con questo gruppetto che evangelizzavo, e mi stavo per separare, per divisioni dottrinali. Li amavo tutti, però non so se ci siete passati ad essere insieme dei fratelli che amate, però le dottrine, non ci siamo con le dottrine. E vi erano delle tristi divisioni dottrinali, situazioni che secondo me non erano assolutamente dottrinali, insomma, più o meno per accorciare, erano le stesse cose che predico adesso, insomma, che le chiese non gli piacciono troppo. Mm-hmm. Infatti mi criticano da destra e sinistra, eccetera, gente che offesa, cioè le stesse cose che predico adesso, in poche parole. Questo non andava, era troppo radicale, eccetera, eccetera. E allora io mi stavo per separare, ero proprio in procinto di fare bagagli. E io sono telefonata che ero morto. Ai, ai, ai. E quindi cos'è che deve pensare uno? Una telefonata così per me, cioè, veniva direttamente dall'inferno. Cioè qualcuno vicino a me è sprofondato nell'angustia, nel scoraggiamento, che Dio mi stava forse annunciando la mia morte. Ho cominciato a investigare, va bene? Cioè, forse Dio non voleva che mi separasse da questi fratelli, che separandomi da loro era la mia morte spirituale di missionario. Cioè, ho cominciato a analizzare. Sì, perché di solito tutto quello che succede a qualcuno cristiano ha un significato, quindi se Dio lo permette è perché sta cercando di insegnarci qualcosa, darci un messaggio, e quindi controlli il tuo cuore, cosa significa questa chiamata? Proprio devo morire, cosa vuol dire? Sì, è un po' come sua sorella, così, più o meno. Sì. Quindi, guarda, c'è una storia in Secondo Re 20 di un re di Israele, che questo è un re, nel suo caso, lui ricevette l'annuncio della sua morte, tu morirai. Mm-hmm. Ed era un re buono questo, era uno dei migliori re di Israele. Quindi c'è una specie di precedente, qui un re buono riceve l'annuncio di morte. Mm-hmm. Ce l'hai Secondo Re 20, verso 1? Secondo Re 20, verso 1. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amos, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, da i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai, non guarirai. Quindi Isaia va e gli dice: organizza il tuo testamento che morirai. E allora forse come si applicava? Questo forse si applicava anche a me. Il mio cammino con Gesù forse era compiuto? Ero fuori binario? Il costruttore, Dio mi stava richiamando? Cos'è che stava succedendo? Cioè, in questo, quando sei in Getsemani così, sarà bene che abbiamo imparato allora a discernere la voce di Dio, quella del diavolo, per sapere chi è che ci annuncia la morte. Sì. E se non hai imparato a discernere la voce di Dio quando le cose vanno facili, come lo discernerai quando le cose vanno difficili? Si presenta, questo è il profeta Isaia, questa è la vera la profezia. Però a volte può venire un angelo di luce, quindi dobbiamo discernere, è l'angelo di luce, è il falso Dio o cosa. Allora cosa fa? Nel caso di Isaia, verso 2-3, qui c'è Ezechia che prega. Verso 2. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi.
Ezechia scoppiò in un gran pianto. E chi si è passato in questa situazione capisce perché piangeva. Non è solo per la morte, ma ho fallito Dio? Ho fallito? Mi presenterò, io pensavo questa cosa, mi presenterò presto davanti a Dio come fallimento, una telefonata annunciando che ero morto. Allora faccio un attack. Sai cos'è l'attack? Entri in questa mano, you go into this tunnel. Faccio un attack biblica, controllo, scannerizzo anima, spirito, la mente, le mie intenzioni, i miei desideri carnali, la mia presunzione, superbia, pensieri sbagliati, c'è un attack completo. Qui devo controllare, devo sapere se Dio mi sta parlando che spiritualmente sono morto, mi sto separando da fratelli, che mi dicono che mi sbaglio, io dico che sbagliano loro. Perché il Signore avrebbe annunciato la mia morte? Forse una conferma che le cose che dicevo erano sbagliate. Che se mi separavo da questi fratelli il mio cammino col Signore era terminato. Cos'è che questa telefonata significa? Mm-hmm. Una telefonata assolutamente soprannaturale. Perché io non vado in giro a dare il mio nome e cognome a tutti quanti. Mm-hmm. Do un nome, Giuseppe, profeta Giuseppe, non vado in giro a dare dove abito tutti i miei segreti, perché ci sono capre in giro, mm-hmm. caproni, zizzania. Sì. Quindi questo qua spunto con tutte le mie informazioni, curriculum. Mm-hmm. Caspita, qui c'è da prestare attenzione. Cioè, anche qui, in comunità, dove viviamo adesso, dove vivo, tutti sanno in comunità che io sono tutto, tranne che perfetto, ho un caratteraccio a volte, e questo caratteraccio mi tiene in ginocchio un giorno sì e un giorno no. C'ho di buono, c'è solo Gesù, nient'altro. Però controllo il mio cuore. Sì. Bene? In tutta onestà, cercavo di non pregare con presunzione, superbia, controllavo il mio cuore e tutti i punti di disaccordo con i fratelli. Cercavo di mettermi sul banco degli imputati, dov'è che sto sbagliando, Signore, disperatamente. Però non riuscivo a trovare nella parola di Dio niente di quello che io sostenevo ai fratelli, che sembrava che la mia disunione, cioè con loro, era contro le scritture. Anzi, più scavavo e più trovavo conferma che molte volte ho torto, ma stavolta avevo ragione, cioè la scrittura erano chiare quello che stavo dicendo io. I miei disaccordi erano disaccordi, divisione tra fratelli, ma erano basati sulla parola. Va bene, e a quel punto devo vedere se devo compiacere Dio o i fratelli. Mm-hmm. Non so se molti fratelli ci scrivono e ci sono passati da queste cose. E allora, ero confuso. Cioè, forse, cioè, come la parola diceva che le cose che litigavano erano scritturali, ma perché il diavolo va a scomodare un demone dall'inferno per scombussolarmi? Cosa succede? E allora cosa fai quando sei disorientato? Angela, cosa fai? Vai nel deserto. Continua a pregare. Vai nel deserto, ti allontani da tutto e tutti, da ogni influenza, per positiva e negativa, per andare a scoprire la voce di Dio. E nel deserto, fuori dal fumo, fumogeno, confusione del diavolo, nel deserto Dio ti guiderà, ti conforterà, ti parlerà, però lontano dalla confusione, che sai, quella cortina fumogena che non riesci a vedere più niente. Quindi devi andare a un posto dove starai solo, dove senza nessuno attorno, compreso quelli che con tante buone intenzioni dicono di volerti aiutare perché Dio è amore, questo e quell'altro, e invece magari sono fuori binario. Andare nel deserto. Paolo andò nel deserto 3 anni a pregare, perché altrimenti, sai, se segui l'andazzo normale, tutti avanti tranquilli, come sia successo, andiamo avanti con le cose tradizionali, fa finta di niente, non scuotere la barca. Va bene, cioè, separarsi dai fratelli, questo qui è un po', non è amore separarsi. E quindi fai un piccolo compromesso, rimani con i fratelli, sì, sono fuori binario, però fai un compromesso. Cioè, molti mi consigliavano questo, senti, perché stai zitto, non, per cortesia, non scombussolare tutto, non fare un terremoto. E allora pregare, ricercare
decisioni grandi, il bivio davanti, stavo per impacchettare le valigie. E questa telefonata, tu sei morto. Soprannaturale. E allora nel deserto, se io non avessi udito la voce di Dio in quel momento, va bene, vi assicuro davanti a Dio che oggi non sarei qui. Se avessi preso bivio sbagliato, oggi non sarei qui e Dio non potrebbe usarmi nel piccolo, in questo piccolo che mi usa. Va bene, nella piccola missione. E adesso il Signore, dopo che mi sono separato, la missione, tutto è cominciato a sbrogliarsi. Adesso siamo in contatto con fratelli in almeno 50 nazioni. E quindi il Signore ha veramente confermato e benedetto che andavo contro tutto e tutti solamente appoggiandomi sulla parola. Va bene, come la storia di Paolo e Barnaba, Atti capitolo 15, che litigavano. Vuoi leggerlo? Vai Atti capitolo 15. Atti 15. 15, 39 a 40. Atti 15, 39 a 40. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Quindi chi ha ragione e chi ha torto non è il punto. Paolo ha dovuto fare quello che credeva era volontà di Dio. Capito? Giusto o sbagliato, ha preso volontà a litigare con Barnaba e mollarlo. A ragione o torto le chiese sono divise su questo, ognuno la interpreta a suo modo e non mi interessa. Però Paolo ha cercato di fare la volontà di Dio. Va bene? E il Signore l'ha benedetto. Il semplice fatto è che cercava Dio, il Signore già questo lo benedice. Allora, dopo tanti combattimenti in preghiera, eccetera, però combattiva in base alla parola, grazie a Dio per la sua parola, ecco che la fede sboccia, un fiore, ecco che comincia la fede a sbocciarmi dal cuore. Capisce? Non a caso, perché con tutto il cuore ricercavo la sua volontà. E allora la mia decisione fu questa. Non so se parla la sorella Domenica. A questo punto era secondario se io sarei morto o no. Era secondario se la telefonata veniva da Satana o se veniva da Dio. Era diventato secondario. Il punto era invece di essere nella sua volontà riguardo ai problemi, alle divisioni con i fratelli intorno. Morire o non morire, dovevo fare la volontà di Dio. Volontà confermata da tante scritture, cioè per evitare interpretazioni errate, paure, sentimenti carnali, le persone che ero vicino, le persone che non ero vicino, sa, tutte quelle insicurezze mentali che la sorella ha detto, attenzione alla mente carnale. Cioè, allora cosa faccio? 30 anni fa mi afferro a questo salvagente, la parola di Dio, e contro ogni logico, contro ogni logica e buon consiglio religioso, ogni consiglio di buon senso, sentivo che il Signore mi chiamava in una certa direzione, vado avanti, va bene? Cioè, perché se afferri il salvagente sbagliato, cosa succede? Ti fanno affondare, non ti sorregge il salvagente sbagliato. Allora, nel tuo caso, questa telefonata, questo annuncio della tua morte, ha significato più come un tipo di un grande cambiamento nella tua vita. Come se una parte di te, sì, fosse morta perché hai dovuto lasciare quei fratelli che sicuramente amavi, eri vicino a loro, però hai dovuto lasciarli, separarti, per continuare sulla tua strada dove il Signore ti guidava, anche se era più difficile. E così una parte di te stesso muore, devi abbandonare te stesso. E in quel senso la telefonata ha avuto qualche significato. Esatto. Amen, amen. Grazie, Signore. Torniamo a Ezechia. Ezechia. Ezechia, secondo Re 20. Devi leggere il 4. Verso 4. Isaia non era ancora giunto al centro della città quando la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. Quindi Ezechia qui cerca la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Si butta in ginocchioni a pregare: Signore, se devo morire muoio, ma Signore... Ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro. E allora questa è la sua volontà, disperarsi col Signore. Verso 5. Allora Dio parla a Isaia. Dio ha appena mandato Isaia a annunciare al re Ezechia, un buon re, un buonissimo re. Leggete tutta la storia di Ezechia.
Ok, buonissimo. E gli dice: tu morirai, caspita. Questo è il mio premio che ho cercato di servirti in tutto il cuore. Verso 5. Dio dice a Isaia: torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo. Così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Fra 3 giorni salirai alla casa del Signore. 6. Aggiungerò alla tua vita 15 anni. Libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo. Gloria, Signore. Quindi e questa è la conclusione della mia storia, è stata che Dio mi ha benedetto, come Ezechia. Che storia non è uguale, ma è simile. Sì. Mi ha benedetto e Dio ha onorato che litigando con i fratelli mi ero aggrappato alla parola e non ai fratelli, non alla comunità. Era più comodo rimanere. Certo. Avevo una casa, un posto a dormire, amicizie, avevo questo, avevo quell'altro. Più, molto più comodo. Sì. Devo lanciarmi per fede, soldi pochini e ricominciare da capo. E l'ho fatto. E Dio mi ha benedetto. Come Abramo quando ha abbandonato a casa di suo padre, è andato dove? Non sapeva dove. Questo ho dovuto farlo diverse volte nella mia vita. Perché devi seguire la verità, non il conforto dei fratelli. Amen. E Dio mi ha protetto dalle mie paure, dalle maledizioni del diavolo. Mi ha protetto attraverso l'annuncio della mia morte. Ho seguito la parola. Non è che io sarei morto a luglio, ero già morto. Sei un uomo morto. Quindi secondo la mente carnale, se Signore perdoni, sto sbagliando a litigare con i fratelli, d'accordo, farò tutto quello che dicono, non mi fare morire, no. Invece di andare alle mie paure, non voglio morire, sono andato alla parola. Vivere o morire, quello che tu dici, Signore. Ho seguito la parola. Mi sono separato da quella situazione, perché secondo la mia fede nella parola così guidava Dio, e Dio mi benedice. Quindi, fratelli, il diavolo ha un telefono all'inferno e lo usa. Non cadete nella ragnatela delle sue paure, vabbè, che lui è sempre lì a intessere la sua ragnatela. Sì, la paura è il mondo in quale il diavolo opera. Che cerca di farvi prendere decisioni sbagliate, confondervi le idee, e farvi prendere decisioni basate sul compromesso, basate sui timori che il diavolo manda. Non lasciatevi invischiare, distruggete la sua rete, dalla sua ragnatela, con il fuoco della spada della sua parola. Funziona, e perché funzioni dovete andare alla parola e dire: così scritto, e così io mi impunto sulla parola e vado avanti, avessi tutto il mondo contro. E diverse volte vi dico davanti al Signore, ve lo dico in tutta onestà, sono stato contro tutto il mondo e contro tutto e tutti, e le più grandi, le più importanti decisioni nella mia vita ho dovuto prendere da solo. Le persone che più mi amavano erano quelle che più mi ostacolavano. Va bene? Non volevano perdermi, io non volevo perdere loro. Va bene? Le persone più vicine erano quelle che ho dovuto mettere sull'altare. Gesù in Matteo 12, sua madre arriva, i suoi fratelli, Matteo 12, 46, dice: ti vogliono parlare. E parlare cosa? E Gesù non andava a casa loro a parlare, a casa di Maria e dei fratelli. Per parlargli dovevano andare nel suo posto di missione, dove lui evangelizzava. Le volte ho incontrato fratelli e li incontro mentre evangelizzo. Perché? Perché quella è la mia chiesa. La mia chiesa non ho edifici. Guarda l'edificio, guarda l'aria condizionata, guarda 1000 poltrone, vieni la domenica, c'è la fila fuori, vedi, guarda. No, io non c'ho niente da mostrare. Fratelli, a volte sono rimasti anche delusi. Dov'è la chiesa? Non c'è la chiesa di Mattoni. Così è la storia. Vieni, ti faccio vedere la mia chiesa. A volte incontro fratelli per strada mentre evangelizziamo, mentre parlo con i fratelli stiamo dando la salvezza di Gesù a una giovane ragazza, a un ragazzo, a un drogato, a una
una mamma con tre figli che sta divorziando. Dai, dammi una mano che vieni che... Dai, dai, che si sta salvando. Comunque questa settimana abbiamo avuto fratelli in giro a evangelizzare, abbiamo incontrato fratellini, abbiamo incontrato pecorelle. Questa è la chiesa, questa è tutta la chiesa che posso mostrarvi, tutte le mie ricchezze, sono le pecorelle. Va bene, sono le anime, non ho nient'altro da mostrare, non ho edifici, stiamo in una casa qui che siamo qui oggi e domani possiamo spostarci. Ieri sera con le pentole, dov'è che pioveva ieri sera? Nella mia stanza. Angeli viene da me spaventato, Giuseppe cosa faccio? C'è l'acqua che scende dal lampadario. Dal lampadario? E non sapevo se l'elettricità con l'acqua poi fanno qualche problema. Perché ho sentito di case che sono bruciate così. Che abbiamo una casa grande qui però insomma, sai, non è esattamente una casa grande. E grande, altro. Però essendo in campagna, insomma, è quella che è, insomma, per me è bellissima, è un castello, però molti penserebbero che grande sì, però sì. Ci piove dentro. Ci piove. Quando ha piovuto per un giorno di fila, un giorno ha piovuto. Sì, un giorno intero. E piove anche dentro. Abbiamo pentole in giro, abbiamo parlato col padrone e speriamo che ripara il tetto. E chi può riparare il tetto? Noi ce l'abbiamo i soldi a riparare il tetto. Allora no. Abbiamo pentole però. Ho parlato con Adrian ieri sera e dice, cioè, la prima cosa che abbiamo fatto cos'è? Ho detto, non accendete la luce, ho detto. Sono corso con il mio scotch da elettricista. Vedi qui, questo è il mio scotch nero da elettricista, ce l'ho sempre sotto mano qua. E sono corso, ho scocciato con lo scotch l'interruttore di maniera che anche se schiaccia non si accende, perché ho paura che se accende la luce fa cortocircuito, si incende la casa, chi lo sa, ma probabilmente no e forse non lo so, qualche fratello elettricista mi può mandare qualche informazione, qualche delucidazione per cortesia, cosa fare in questi casi. Sì certo, staccare la corrente di tutta la casa, così siamo, e qui dobbiamo trasmettere alla radio, qui come facciamo a fermare la corrente? Abbiamo estintori, se scoppia l'incendio abbiamo estintori da tutte le parti, vero? Vero? Sì, okay. Sì, sì. Insomma, questo è così. Però, Gloria, andiamo avanti. Grazie al Signore. Quindi questa è la mia storia e di come il Signore... Com'è che il Signore ha cominciato a usarmi nel mio piccolo? Non è che mi usa tanto. Io gli permetto poco di usarmi perché sono quello che sono un uomo piccolo. Però il poco che mi usa è stato perché... Ho dovuto abbandonare tutto, non solo mia mamma e mio papà e tutti i fratelli, abbandonare anche cristiani, anche chiesa, ho lavorato con tanti cristiani di ogni tipo, cristiani in gamba, cristiani bene in gamba, cristiani dottrinalmente corretti, cristiani dottrinalmente fuori binario, gente che ho cominciato bene e poi razzolato male, cascata nella carne, nelle cose, nella carnalità, ho detto addio, non ci siamo. Cominciano bene e finiscono male, quindi devi essere pronto a separarti da queste chiese che cominciano lo spirito e finiscono nella carne, dire addio, ciao, voi di là e io di qua, e questo era uno di questi casi. E allora attenzione al telefono del diavolo, che c'ha un telefono all'inferno e lo usa. E così era, cos'era, 30 anni fa, era l'89, no? Quindi nel 1989, e da allora in poi Dio mi ha benedetto sempre di più, in effetti, altro che morte. Quello era il diavolo che sapeva, sai, quando John è nato, il diavolo ha cercato di ucciderlo subito, perché Dio sapeva che John è una persona eccezionale, battezzato nello Spirito Santo, predica il Vangelo, John. Eccolo. Ciao, qui, John, è arrivato. Buongiorno. Hi John. Can you translate what I said? Daddy said that you are a wonderful person, and when you were born, the devil tried to kill you because he knew God loves you and you're a special thing, and that's why the devil tried to kill you. But he didn't make it. Dovete vedere Jesus. John quando evangelizza, è un raggio di luce, un diamante, è una bomba. Translate, please. You have to see John when he evangelizes. He's like a bomb, like a sunshine. Grazie, Signore. E così da allora, dall'89, il Signore mi ha benedetto, non solo mi ha benedetto con una meravigliosa vita, una missione, un Vangelo missionario che per me è bellissimo,
Ma invece di morire, il Signore mi ha persino accresciuto i miei carismi nello spirito. E poi, dammi una scrittura, Salmo 118, 17, per questa sorella e per me e per tutti. Salmo 18, 17. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Questa è una scrittura Amen. per te, sorellina Domenica. Non morirai, sorellina, vivrai. E perché? Per Grazie Gesù. raccontare le cose del Signore. In quell'anno Amen. 89, tra l'altro, cade il muro di Berlino, il comunismo dell'Europa orientale crolla. Proprio quell'anno era un anno speciale. Dovevo separarmi in quell'anno perché le cose cambiavano mondialmente e io non potevo andare avanti con una religione che zoppicava. E allora mi separo da quella religione particolare. Non faccio nomi perché non mi piace puntare il dito, ok? Quindi è stato un nuovo inizio. Nuovissimo. Quindi Dio mi parla in quell'anno, va bene? Appena esco, appena mi separo da quella religione, Dio mi parla. E mi dice che in quello stesso anno, mi dice, Signore, mi dice, è il tempo magico, 89, adesso di entrare facilmente in quello che era la cortina di ferro, Europa orientale, la porta, mi dice Dio, adesso è aperta. È facile. Per poter Sì, evangelizzare. prima era più difficile. Allora mi separo spiritualmente, materialmente, parto e chiedo a tutti di aiutarci fedelmente ogni mese con le decime, non sporadicamente quando c'è il sole, quando non piove. Tutti i mesi con le decime, perché i missionari del Vangelo che evangelizzano tutti i giorni hanno bisogno di aiuti fedeli. Noi evangelizziamo fedelmente, servono aiuti fedeli, va bene? Tutti mi dicono di sì, d'accordo, ti manteniamo, certo, tutte le pecore evangelizzavano, però pochi mantengono la parola. E c'erano chi non si fidavano di finanziarmi e di finanziarci. Allora con un gruppetto partiamo, fratelli di destra e sinistra, ci uniamo e facciamo un altro gruppo di evangelizzazione. E questa è una piccola testimonianza che condivido, cioè... Partiamo, eravamo un gruppo di 13, partiamo per la Serbia. Wow, Un gruppo di è 13, molti 13. due camper, io avevo una macchina, me l'hanno regalato, macchina usata, con la macchina dormivo col piede fuori dal finestrino. Arriviamo in Serbia. E però ci sono problemi politici perché c'è la guerra, gli americani bombardano i serbi, erano gli anni della guerra. Allora dobbiamo evacuare dalla Serbia perché tra di noi ci sono due fratelli americani e allora l'America bombarda la Serbia, allora lì è pericoloso, potevano ucciderli questi fratelli. Diciamo, per accorciare la storia, alla fine rimango solo di nuovo e tutti se ne vanno a destra e a sinistra. E allora, però, con due, eravamo un gruppo di, mi pare, tre, entriamo, usciamo dalla Serbia, andiamo in Romania. E lì e poi alla fine rimango solo completamente. Rimango solo, però in Romania incontro dolci fratelli Adriana, Angela, Dora, Grazie che Gesù. sono benedetto, siete ancora con me, mi sopportate ancora. 27 anni. Noi siamo benedetti di servire Gesù. Grazie, sto crociando una lunghissima storia, capirete, ci vorrebbe... Oggi e domani per raccontare i dettagli. Comunque in Europa orientale l'evangelizzazione è stata in luoghi come la Serbia, Romania, Ungheria, Polonia, in Austria, vero? Sì. E è durata, sono rimasto 20 anni, Un'avventura. fino al 2011. E grazie a Dio le offerte che taluni ci mandavano non erano sufficienti. È un po' come la storia di John, abbiamo John oggi qui che c'è una storiella. Lui c'ha un libretto, John, di barzellette cristiane, barzellette pulite, diciamo. E abbiamo detto se poteva raccontarci questa barzelletta. Angela gliel'hai detto, l'ha preparato, Sì, eccolo è qui. pronta, racconta la Ora di John. barzelletta. John Canitella, lo deve leggere in inglese, però. Sì. Go ahead, you have a joke, you said? Yes, I do. We're listening. There was of this pastor. A hat was passed around the church congregation for an offering for the visiting minister. Allora, Presently. c'era un predicatore viaggiante che ha visitato una chiesa e dopo la predica ha preso il suo cappello e lo ha dato alla congregazione di mano a mano per raccogliere offerte. Presently it was returned to him.
conspicuously and embarrassingly empty. Slowly and deliberately, the person inverted the hat and shook it meaningfully. Allora, il cappello è passato di mano in mano, poi è tornato dal predicatore sul palcoscenico ed è tornato vuoto. E, per dare un messaggio, il predicatore he shook the hat upside down. Ha sbattuto il cappello sotto sopra. Yes. And then? Then, raising his eyes to heaven, he exclaimed fervently, "I thank thee, dear Lord, that I got my hat back from this congregation." E poi alzando gli occhi al cielo, il predicatore ha detto: "Grazie Signore che ho ricevuto indietro il mio cappello da questa congregazione." Almeno, almeno è tornato indietro. Cioè, il cappello era, diciamo, più vuoto che pieno. Cioè, era, ha detto: era "Grazie vuoto, Signore che vuoto. Almeno il cappello è tornato." Quindi devo confessare che quando ero un abbraccio, John, grazie. Thank you, John. Ti benedico. You're sweet. Welcome. I love you. Thank you, God bless you, everyone. Dice John, Dio vi benedica a tutti. Thank you, amen, you're amen, sweet. Amen. E allora eravamo lì, insomma, Europa orientale, vicissitudine. Voi immaginate, 20 anni di combattere il diavolo lì, insomma, tutti i colori me ne sono capitati, ok? Sì, sì, sì. E alla fine, insomma, non bastavano i soldi, insomma, ecco, perché se mi cercavo un lavoro non potevo evangelizzare a tempo pieno. E allora si tirava la cinghia. Per questo motivo, periodicamente, vi ricordate, sorelle, dovevamo fare viaggi di evangelizzazione in Italia. Sì, ma era bellissimo. Io prendevo la chitarra e mi vestivo da trovatore con il mantello, sì, quello, il cappello, sì, di trovatore, tipo stile 1600. E facevamo viaggi in Italia e predicavamo il Vangelo con la chitarra raccontando storie, eravamo un po' come cantastorie, no? Sì. Nelle piazze, nelle strade, nei ristoranti, nei negozi, ovunque c'era gente. Anche nelle scuole abbiamo fatto tanti programmi, nelle chiese anche, sì. Le sagre. Angele vestite da principessa e anche Dora, bellissime. Ma guarda, ricordi bellissimi. Evangelizzare così liberamente dappertutto, ovunque, è stato Angela, un sogno. Dimmi, l'Italia è un posto pieno di pecore. Super, sì. super pieno di pecorelle. Sì, sì, ma tante, sì, volte facevamo il teatrino con il messaggio della salvezza contro le tentazioni del mondo e la gente piangeva. In Italia persino gli atei sono pecorelle. Sì, è vero, è vero. In tanti casi, tantissimo. Sì, sì. Cosa che nel resto dell'Europa non è così. No. Sono no. più teutonici, più germanizzati. L'Italia è un posto di pecora, ragazzi. Sì. Capisco perché Radio Blast ha cominciato in inglese e il Signore ci ha... È finito in italiano. È finito in italiano, è cominciato in inglese. In inglese, diciamo, raggiungiamo più gente. Invece no, Dio mi ha chiamato ad essere un pazzo per l'Italia. Perché gli italiani cercano Dio, hanno un cuore profondo. E quindi cantavamo, suonavamo questo, quell'altro, davamo volantini sul Vangelo. A volte quando tornavamo a suonare dice no, perché si sono lamentati che voi siete predicatori, non potete suonare qui. E allora cerchiamo di dare volantini sotto banco, e allora la facciamo a Frank. Cantavamo e poi c'è amicizia e passiamo il cappello da trovatore in giro. E così tornavamo poi in Europa orientale, Romania, Ungheria, dove eravamo, e finanziavamo il lavoro. In un modo o nell'altro Dio provvedeva nei momenti del bisogno. Amen. Grazie Signore. E poi il Signore mi ha anche benedetto, mi ha mandato la più bella donna di Danimarca, Deborah, che un giorno viene e mi dice che da vario tempo Dio le parla di me. E dico, caspita. Da molto tempo Dio le parlava di me e lei. E quindi dopo tanti fiumi attraversati, eccetera, 6 figli più tardi, vediamo che era proprio il nostro Dio che le aveva parlato. Era il suo piano. Va bene? Amen. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Angela, ho tagliato corto perché la storia è lunga. Grazie, okay. Signore. Quindi, conclusione per la sorella Domenica. Quale è il tuo consiglio? E niente, come i fratelli gli hanno detto, confermo e aggiungo, secondo me non è Dio ma è il diavolo, quindi semplicemente è uno di quei casi che devi dire no, tu sei un imbroglione, un falsario, sei un angelo di luce, cos'è secondo Corinzi 11, cos'è 14, e perché non lo trovi? Grazie Gesù.
Ci sono una o due scritture, leggi il paragrafo sui ministri lì. E 2 Corinzi 11, 14 e 15. 15. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Capisci? Il diavolo non poteva ingannare la Chiesa Cattolica mandando un diavolo col forcone, manda un papa. Capito? Questo papa mi ricorda il Papa Bonifacio. Sai Papa Bonifacio chi è? È un papa che è stato, mi pare, se non mi sbaglio, scomunicato. Cioè, quindi non è che sì, sono infallibili, ma non troppo però. Sono infallibili quando stanno alla parola. Ma questi papi hanno il vizietto che escono dalla parola troppo spesso, allora diventano uno straccio. E allora manda il Papa a ingannare la Chiesa Cattolica. Per ingannare i Vangeli ci manderà un pastore fuori binario che riceve gli omosessuali. Quindi il diavolo si attraversa da pastore, da evangelico, da cattolico, va bene? E Sì. come Dai lo si riconosce? Come facciamo a sapere che Angela, tu, io non siamo falsi profeti? Dai frutti. frutti, dalla parola. La parola, i frutti e la parola, va bene? Matteo 7, 20. I frutti, frutti, frutti. Ci dicono se Angela è una falsa profetessa, va bene? E vabbè, ma io Angela non la conosco, io sto in Italia. Ma d'accordo, ma cosa predica Angela? Non solo cosa predica, ma come vive la sua vita, perché predicare bene tutti possono predicare. Tutti possono predicare bene. Sì, però Gesù non l'ho visto io nella carne. No. E però vedo cosa ha predicato. Sì. Quindi anche il frutto della predicazione è sufficiente per capire. Capito? Perché tu vedi, ascolti il Papa parlare, anche da come parla, No, è sai che questo chiaro. qui, secondo me, non è neanche cristiano, Perché è secondo fuori scritture. me. E no, sai, lui è sempre immigrati, 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 immigrati. Chi sono? Io Sì, per sì, sì. giudica, gli omosessuali. Tu non li devi giudicare tu. È la parola che li giudica. Romani capitolo 1, 1 Corinzi 6. La parola dice chiaro che questi qui sono del diavolo, punto. Io chi sono io per giudicare? Ma allora che papa fotocopia sei se non puoi neanche giudicare tramite la parola? Senti, lasciamo perdere il papa, Sì, va bene? sì. E che questo qui purtroppo tutti i giorni ne combina una e ogni giorno bisogna rispondere. Ma questo qui, fai capricci, lui, questi, omosessuali, questo. E allora io rispondo che qualcuno non pensi che lui c'ha ragione. Non c'ha ragione, è torto marcio e basta. Non è cattolico. Senti, andiamo al punto? Sì, Va andiamo. bene, a posto con Domenica? A posto, sì, grazie. Adesso, sono qui, diventa davvero Domenica, sì, andiamo avanti così. Dio benedica sua sorella. Ti Sì, allora voglio bene, sorellina. andiamo avanti con una Non canzone. ti preoccupare, vivrai e non morirai. Ci risentiamo ad agosto. Grazie Amen, Gesù. amen. Mettiamo un canto e poi ascoltiamo delle testimonianze da parte dei fratelli. A ringraziare i Ma fratelli che hanno prima, scritto. A ringraziare. no, no, non ancora. Grazie che avete scritto, fratelli. Grazie. Una sorella ha pregato tutta la settimana. Amen. Forte, fortissimo, perché che fratelli eccezionali che abbiamo. Bravi. Una informazione veloce per te, perché ti ho chiesto ieri, ma se esce acqua dal lampadario farà qualche scintille con l'acqua, può succedere qualcosa? E allora una sorella ha scritto Antonella dicendo, cari fratelli, sono moglie di un idraulico, ho spesso sentito mio marito parlare con i clienti dicendo non accendere mai la luce quando esce acqua di lampadario. Perfetto, come abbiamo fatto ieri sera allora. Se eravamo nella vostra zona, sarebbe venuto ad aggiustare tutto gratis. Ma non siamo, Baci, ma Dio non vi siamo benedica. così distanti. No. Un giorno arrivi. È un giorno con Un giorno di l'aereo? autobus, un giorno di aereo, insomma, invece andare alla stazione dell'autobus, Ok, però all'aeroporto. non è tutto gratis perché l'aereo costa. E chi lo paga st'aereo? Hai visto? E poi costa meno a un idraulico qui della zona. Grazie Antonella, sei dolce, grazie. Vedi che fratelli dolcissimi. Quindi ieri sera infatti ho detto, ho strillato, non accendete la luce! Perché, grazie Signore. Amen. Infatti ho preso lo scotch dell'elettricista, vedi, eccolo qui, scotch nero. Abbiamo scotchato e anche se schiacciavi non si accendeva. Quindi è stata una Amen. buona mossa allora. Sì, solo che ancora non funziona perché non lo usiamo. Non è riparato ancora, sta lì. Chiedi alla sorella assistente idraulica, digli, senti, quante ore dopo che smette di piovere? Chiedi alla sorella Antonella. Okay. Sì.
chiedi a Antonella. Antonella, posso chiedere io? Chiedi. Direttamente. Chiedi pure. Antonella, chiedi al marito, oppure non so, chiedi, o se qualcuno lo sa, dopo quante ore posso accendere? Dopo 2 ore, 20 ore, 15 ore, 10 ore? Cioè, datemi un'idea, perché qui c'è la luce della camera di Angela bloccata. Ma no, non è che devi aspettare che si asciuga per usare la luce, devi ripararla, altrimenti quando piove di nuovo non puoi accendere la luce. Si riparerà oggi. Non è che solo aspetti che si asciuga. Sì, d'accordo. Va bene, ma nel frattempo? Se l'idraulico non viene subito? Nel frattempo usiamo flashlights. Ah, no, proprio tu non vuoi accendere del tutto? No. D'accordo. E dai un'occhiata al resto della casa se c'è qualche altro lampadario che... Dora, help. Se c'è qualche lampadario che piove. That's your job. Va bene, allora, senti, fratelli, non credo che gli interessa niente della nostra casa. Andiamo che piove dentro. Ascoltiamo Nuova Vita, il gruppo Zigani. La prossima casa preghiamo per lampadari che non piovano. Yeah. Va bene. No, per un tetto che funziona meglio. Per un tetto. Il lampadario va bene. Qui siamo il in tetto campagna. Il problema. Quindi va bene. Sì.